ma il problema di Alfano è che lui dovrebbe preoccuparsi che il paese non sta andando dietro il suo governo. Questo è il problema che lui dovrebbe preoccuparsi, no? Perché se c'è un dato... Si preoccupa anche del lavoro in nero, forse, o no? Cosa dice? Non no, la, no, non come, la sto no, interrompendo, non giuro, mi pare. Mi interessa proprio non questo mi pare, aspetto. Non mi pare che abbiano combattuto il lavoro nero seriamente. Infatti, da adesso non domani mi pare. Vediamo. Ma quello che vorrei dire è c'è questo doppio aspetto. Uno, che c'è un prima e un dopo 4 dicembre, no? Cioè, quello che è emerso è che noi abbiamo un Parlamento in cui c'è una maggioranza eletta con un premio di maggioranza incostituzionale che non rappresenta la maggioranza del Paese. E siamo in un Parlamento che nel corso di questa legislatura mi sembra... Perché nella Costituzione c'è scritto che il referendum... Io non l'ho mica, non l'ho mica interrotta. Sì, io però ma perché siete così agitati? E quindi è una cosa, parla perché... giornalista vuol dire interrompere gli altri? Faccio la giornalista e lei la sta dicendo una cosa... La pagano per interrompere esatta. Gli altri? No, non mi no, pagano non per gli allora se non la pagano abbia pazienza, ascolta se non è d'accordo. Se non è d'accordo. Voglio spezzare una lancia per il volontariato di Maria Teresa Meli che qui viene gratis. Lei mi sta offendendo. Io voglio solo il mio pensiero, voglio poter dire solo il mio pensiero. Vedo che sono molto agitato. Il suo pensiero è che io vengo pagata, questo è stato il suo pensiero, allora, l'ha detto davanti a tot persone e a tot Maria Teresa Meli in questa trasmissione gentilmente viene gratis e ci regala un po' del suo tempo e delle sue idee. No, ma lo voglio dire perché è bene che si sappia. È una giornalista che ha uno stipendio, quindi secondo me lo stipendio dal Corriere, certamente sì. Guardavo se tra le mansioni... Vabbè, sto cercando di retromarcia, non fa niente Landini, facciamo finta di nulla. No, ma guardi, non faccio... Andiamo avanti, proviamo a far concludere Landini. Fare delle vostre obiezioni sia Castaldini che ma adesso la smetto di discutere in questo modo. Io voglio dire delle cose, mi vogliono interrompere per non farmele dire, facciano come voglio, io ho il tempo e le dico. Lei le dica, vede che insiste, lei le dica ma quando Landini avrà concluso il suo pensiero preciso. Voi farete capisco le vostre obiezioni. Capisco che la giornalista Maria Teremè può avere qualche problema visto quello che sta succedendo, no? Nel mondo politico, nei voti, però c'è un dato che è inevitabile: quel governo qui e quello che ha fatto il Premier fino al 3 di dicembre. Dopo il 4 di dicembre è chiaro a tutti che le cose che hanno fatto, compreso il Job Act, compreso i voucher, non hanno il consenso della maggioranza di quel paese qui, perché non hanno risolto un problema ed oggi non gli crede quasi più nessuno. Questo è un dato oggettivo che nei fatti non è che esiste da un'altra parte. E io dico che tra l'altro un Parlamento, mi permetto di dirlo con tutto il rispetto del Parlamento, siamo partiti che c'erano 10 gruppi parlamentari, ce ne sono 28. Ci sono stati più cambi di casacca dentro questo Parlamento qui che nel campionato di calcio italiano. Quelle cose qui non aiutano il rapporto con le persone. E se uno non capisse, anche per come siamo partiti da questa discussione, siamo partiti parlando di guerra, non siamo partiti parlando da un'altra cosa. E alimentare in alcuni casi anche la guerra sociale, nei casini che ci sono, a me non sembra una cosa molto intelligente. Dopodiché, rispetto all'argomento di ieri, abbiamo sentito... Alfano, secondo me, dovrebbe, insisto, preoccuparsi non della CGIL, dovrebbe preoccuparsi di quello che lui fa, perché mi limito ma semplicemente a osservare. Io voglio sapere la vostra proposta. Allora, prendiamoci un momento, devo andare in pubblicità. No, ma capisce, no, ma io arrivo alle proposte e vorrei... Pubblicità, poi arriviamo perché sono d'accordo, il punto è con la riduzione dopo i voucher. Cosa succede? Pubblicità, quando torno la faccio concludere, Landini, lo prometto.